Ripercorrendo il nostro passato, perché ci sono da quando è nato il movimento. Noi ci presentavamo alle elezioni regionali sulla base di un percorso. Il grande problema di questa elezione umbra sta in un fatto molto semplice, che un mese e mezzo fa non si sapeva neanche se avremmo fatto la lista da soli, se correvamo insieme ad una coalizione. È stato fatto tutto all'ultimo minuto, in fretta, senza un reale percorso. Allora, quando si arriva così alle Mi elezioni, è scusi, chiaro che Corrao, non ma si state mettendo riesce in a. discussione la scelta di Di Maio? Parliamo chiaramente. È chiaro che è una scelta che va messa in discussione, dico, il risultato è sotto gli occhi di tutti. A me mi sembra evidente che se si corre per le elezioni, noi abbiamo iniziato a fare politica, guarda, con questo tipo di spirito qui, ci si prepara per mesi, ci si prepara per anni, si fanno dei programmi, si punta appunto sul raggiungimento di determinati obiettivi, cioè si costruisce prima il vestito e poi si scelgono le persone che devono entrare in quel vestito lì per cambiare la vita, per cambiare il futuro di un determinato comune, di una determinata regione o dello Stato. Così è cresciuto il Movimento 5 Stelle. Quando si parla di competenza, quando si parla di obiettivi, dobbiamo ricordare che il nostro obiettivo è sempre stato la realizzazione di programmi, che è quello che stiamo cercando di fare anche a livello nazionale. Quando noi giochiamo a copiare, ad imitare quello che hanno sempre fatto i partiti, quindi fare il ragionamento sul consenso, fare il ragionamento di convenienza, fare il ragionamento di coalizione, allora il risultato è quello che la gente non riconosce più lo spirito che ha mosso il Movimento 5 Stelle. Noi ricordiamo sempre una cosa, che nelle elezioni dove ci sono le preferenze, quindi le amministrative, le regionali e le europee, perché per le politiche è solo un voto di opinione, in queste elezioni con le preferenze il voto dato al Movimento 5 Stelle è sempre stato per una larga parte un voto senza preferenze, quindi un voto al simbolo, un voto al progetto, un voto al programma. Poi all'interno di quel progetto si distinguevano delle persone che avevano lavorato meglio, se erano impegnate di più. Però se noi questa cosa non la facciamo perché non l'abbiamo fatta in Umbria, non abbiamo fatto il percorso, non eravamo riconoscibili, è chiaro che la gente ci punisce. Quindi la lezione è una lezione durissima che abbiamo preso da queste elezioni. Da questa lezione dobbiamo assolutamente voltare pagina, altrimenti se si persevera negli errori è chiaro che il risultato sarà sempre peggiore.